ultimi 3 anni la mia attenzione era stata ripetutamente attirata dal mesmerismo. E forse 9 mesi or sono mi accadde improvvisamente di osservare che tutti gli esperimenti fino a quel momento eseguiti presentavano una lacuna assai rilevante e assolutamente inspiegabile. Nessuno era mai stato mesmerizzato in articulo mortis. Occorreva verificare in primo luogo se in tali condizioni esistesse nel paziente una qualche suscettibilità all'influenza magnetica. In secondo luogo, qualora esistesse, se fosse attenuata o accresciuta da quelle particolari condizioni. In terzo luogo, in quale misura o per quanto tempo con tale procedimento si potesse arrestare l'usurpazione della morte. Mentre mi guardavo attorno in cerca di un soggetto che mi consentisse di verificare questi punti, mi venne fatto di pensare al mio amico, Mr. Ernest Valdemar. Esimio curatore della biblioteca forensica ed autore delle traduzioni in polacco del Wallenstein e del Gargantua, Mr. Valdemar è... Anzi, era noto per l'estrema magrezza della persona, nonché per i suoi candidi favoriti, in netto contrasto col nero della capigliatura, che di conseguenza era in genere scambiata per una parrucca. Il suo temperamento estremamente nervoso ne faceva un ottimo soggetto per un esperimento mesmerico. Conoscendo la solida filosofia dell'uomo, non temevo da parte sua scrupoli di sorta, né aveva parenti che avrebbero potuto interferire. Gli parlai della cosa con tutta franchezza, ne parve vivamente interessato. La natura della malattia permetteva di calcolare esattamente il momento del suo esito mortale. Si concordò che mi avrebbe mandato a chiamare circa 24 ore prima del momento in cui, secondo il parere dei medici curanti, sarebbe avvenuto il decesso. Poco più di 7 mesi fa ricevetti da Mr. Valdemar il seguente biglietto. Mio caro P, fareste bene a venire ora. I medici D ed F concordano che non andrò oltre la mezzanotte e credo che il calcolo sia esatto al minuto o quasi. Valdemar. Ricevetti il biglietto una mezz'ora dopo che fu scritto e dopo 15 minuti ero nella camera del morente. Non lo vedevo da 10 giorni. Rimasi sgomento di fronte al terribile mutamento che quel breve periodo di tempo aveva operato su di lui. La faccia era ad un grigio plumbeo, gli occhi del tutto spenti e tale il dimagramento che gli zigomi quasi gli uscivano dalla pelle. L'espettorazione era abbondante e il polso appena sensibile. A 18 mesi il polmone sinistro era in uno stato semicalcificato o cartilagineo e di conseguenza del tutto incapace di assolvere una qualsiasi funzione vitale. Il polmone destro nella parte superiore era anch'esso calcificato parzialmente, se non totalmente,
mentre la regione inferiore era ridotta ad una massa di tubercoli purulenti, confluenti gli uni negli altri. Numerose le caverne, in un punto si era formata un'aderenza permanente alle costole. Questi fenomeni nel labor estero erano relativamente recenti, la calcificazione era avanzata con rapidità assolutamente inconsueta. Un mese prima non si era scoperto alcun sintomo, e la carenza era stata notata solo nel corso degli ultimi tre giorni. A parte la tesi, si sospettava un aneurisma aorta, ma la calcificazione rendeva impossibile una diagnosi esatta. Era opinione di entrambi i medici che Mr. Valdemar sarebbe morto verso mezzanotte. In quel momento erano le 7 di sera. Parlai liberamente con Mr. Valdemar sul tema della sua prossima fine e, entrando in maggiori particolari su quello dell'esperimento che mi proponevo, si dichiarò ancora una volta disposto ed anzi ansioso di permetterne l'esecuzione, e mi esortò a cominciare subito. Mancavano 5 minuti alle 8 quando, prendendo la mano del paziente, lo pregai di dichiarare il più chiaramente possibile se lui, Mr. Valdemar, dava il suo pieno consenso a che io eseguissi l'esperimento di mesmerizzarlo nelle sue attuali condizioni. Rispose con voce fioca ma perfettamente udibile: cominciai quei passaggi di cui avevo già sperimentato l'efficacia su di lui. Il primo movimento laterale della mia mano sulla sua fronte agì su di lui in modo evidente, pure, nonostante tutti i miei sforzi, non ottenni effetto degno di nota. Proseguii senza esitazione, sostituendo tuttavia i passaggi laterali con altri dall'alto in basso e concentrando il mio sguardo unicamente sull'occhio destro del moribondo. Ora il polso era impercettibile e il respiro stentoroso a intervalli di mezzo minuto. Per un quarto d'ora le condizioni rimasero pressoché inalterate. Al termine di questo periodo, tuttavia, un sospiro naturale, anche se molto profondo, sfuggì dal petto del morente e il rantolo cessò, vale dire divenne meno avvertibile. Gli intervalli erano inalterati, l'estremità del paziente gelide, ghiacce. Alle 11:05 notai segni inequivocabili dell'effetto mesmerico. Al vitro roteare dell'occhio subentrò quell'espressione di sofferta indagine interiore che si nota solo nello stato crepuscolare e che è impossibile fraintendere. Con alcuni rapidi passaggi laterali feci palpitare le palpebre come nel sonno incipiente, e con pochi altri le chiusi del tutto. Questo però non mi bastava, ma continuai nelle manipolazioni vigorosamente e concentrando al massimo la mia volontà finché ottenni un totale irrigidimento delle membra del dormiente. Quando
ebbi sistemato tutto. Era giusto mezzanotte ed io chiesi ai due medici presenti di esaminare le condizioni di Mr. Valdemar. Dopo alcuni controlli dichiararono che egli era in uno stato di trance mesmerica insolitamente perfetto. Avvicinandomi a Mr. Valdemar, feci un mezzo sforzo per costringerlo, esercitando su di esso la mia influenza, a seguire col suo braccio destro il mio braccio, che muovevo lentamente avanti e indietro sulla sua persona. Con mia viva sorpresa, il suo braccio si mosse immediatamente, anche se lentissimamente, nelle varie direzioni che il mio gli indicava. Decisi di tentare una conversazione, solo qualche parola. Mr. Valdemar, siete addormentato? Non rispose, ma notai un tremore alle labbra e ciò mi indusse a ripetere la domanda ancora una volta. Mr. Valdemar, siete addormentato? Mr. Valdemar, siete addormentato? Quando la ripetei la terza volta, tutto il suo corpo fu percorso da un brivido lievissimo. Le palpebre si dischiusero quel tanto che mi permise di intravedere una striscia bianca del bulbo oculare. Le labbra si mossero lentamente e ne uscirono in un sussurro a malapena udibile queste parole. Avvertite ancora dolore al petto, Mr. Valdemar? Nessun dolore. Sto morendo. Mr. Valdemar, dormite sempre? Mr. Valdemar, dormite sempre?
condizioni cliniche del paziente appaiono stabili, ma è parere dei dottori che il momento del trapasso sia vicino. Dopo diverse sollecitazioni, con grande meraviglia di tutti i presenti, sono riuscito a entrare in comunicazione con il subcosciente del soggetto, che ha risposto coerentemente ad alcune mie domande circa il suo stato e le sue sensazioni. È mezzanotte 59, mentre registro al magnetofono un netto mutamento va verificandosi nell'aspetto del paziente. Gli occhi rotano lentamente aprendosi, le pupille spariscono verso l'alto. Tutta la pelle va assumendo un colorito cadaverico che pare più simile alla carta bianca che alla pergamena. Le tonde chiazze febbrili che fino ad ora hanno segnato ben definite il centro di ciascuna guancia si sono spente di colpo. Contemporaneamente il labbro superiore si è contorto in un modo convulso, ritraendosi dai denti che prima ricopriva. Ed ora è la mandibola a ricadere con uno scatto secco, lasciando spalancata la bocca e rivelando la lingua gonfia, nera. Oh mio Dio! Suppongo che nessuno tra i presenti fossero ignoti gli orrori della morte. Ma così spaventoso, spaventoso al di là di ogni immaginazione, era l'aspetto di Mr. Valdemar, che tutti arretrarono, allontanandosi dal letto. Non verrà più in Mr. Valdemar alcun segno di vita. Concludendo che egli fosse morto, stavamo per consegnarlo alle cure degli infermieri, quando venne notata una violenta vibrazione della lingua. Durò forse un minuto, trascorso il quale dalle mandibole rilasciate e immobili uscì una voce che sarebbe per me follia tentar di descrivere. Sì, potrei dire che il suono era aspro, discontinuo, cavo, ma l'orrore dell'insieme è indescrivibile, per la semplice ragione che mai suoni simili hanno così insopportabilmente colpito l'orecchio umano. Erano tuttavia due particolari che avrebbero potuto essere definiti correttamente, tipici dell'intonazione e atti a dare una qualche idea della sua qualità extraterrestre. In primo luogo, la voce sembrava giungere alle nostre orecchie da remote distanze o da qualche profonda, abissale caverna. In secondo luogo, mi diede quell'impressione che può dare al tatto una materia gelatinosa o viscosa. Ho parlato di suono e di voce. Intendo dire che quello era il suono di sillabe chiaramente scandite, sillabe straordinariamente, spaventosamente nitide. Mr. Valdemar parlava, evidentemente rispondendo alla domanda che gli avevo posto alcuni minuti prima. Gli avevo chiesto se ricorderà, se dormiva. Ora rispose. Ho dormito.
presenti, finse di negare o tentò di reprimere l'inesprimibile e rabbrividente orrore che quelle poche parole pronunciate a quel modo avevano necessariamente provocato. Discutemmo dell'opportunità e possibilità di destarlo, ma ci trovammo ben presto d'accordo sul fatto che non ne sarebbe derivato alcun vantaggio. Era evidente che fino a quel momento la morte, o ciò che si suole chiamare morte, era stata arrestata dal processo mesmerico. Parve chiaro a tutti che, destando Mr. Valdemar, ne avremmo provocato il decesso istantaneo, o quantomeno l'avremmo accelerato. Da questo momento, sino alla fine della scorsa settimana, per un periodo di quasi 7 mesi, ci recammo ogni giorno a casa di Mr. Valdemar. Per tutto questo tempo restò in quello stato crepuscolare, esattamente come l'ho descritto. Venerdì scorso, infine, decidemmo di fare l'esperimento di destarlo, o di tentare di destarlo. Per strappare Mr. Valdemar alla transmesmerica, ricorsi ai passaggi consueti. Per qualche tempo non portarono ad alcun risultato. Primo segno di viviscenza fu la discesa parziale dell'iride. Si osservò come sintomo specialmente meritevole di nota che questo abbassamento della pupilla era accompagnato dall'abbondante fuoriuscita da sotto le palpebre di un umore giallastro, dall'odore acre e nauseabondo. Mi venne suggerito di tentare di agire sul braccio del paziente come in precedenza. Il tentativo non riuscì. Allora il dottor F. espresse il desiderio che io ponessi una domanda. La formulai così: Mr. Valdemar, potete spiegarci quali sono ora i vostri sentimenti o desideri? Istantaneamente tornarono sulle guance le chiazze febbrili, la lingua tremò, piuttosto si rivoltò nella bocca, sebbene le mascelle e le labbra restassero rigide come prima, e alla fine uscì quella voce orrenda. Fallisse. Allora optai per la soluzione opposta e accanitamente mi sforzai di destarlo. Mentre rapidamente eseguivo i passaggi mesmerici, mentre l'esclamazione "morto, morto" esplodeva letteralmente dalla lingua, non dalle labbra della vittima, d'un tratto, nello spazio di un solo minuto o anche meno, l'intero suo corpo si contrasse, si sfaldò, si putrefece, tutto disfacendosi sotto le mie mani. Sul letto, davanti ai nostri occhi, giaceva una massa semiliquida,
di putredine orrenda,